Che bello avere il mal di gola. Ciao Ron e Rospi e benvenuti in questo nuovo fantastico video. Da quanto tempo non facevo uscire un video sulle tavolette grafiche, vero? Troppo, lo so. Lo vedo anche dalle vostre facce. Il tema lo suggerisce già il titolo, quindi non c'è bisogno di troppe spiegazioni. Le tavolette senza schermo tengono ancora botta nell'anno in cui siamo? La tecnologia ci permette di avere delle alternative, portatili o non, che abbracciano l'utente e gli permettono di avere un'esperienza d'uso quanto mai naturale grazie allo schermo integrato. Quindi esistono ancora delle situazioni in cui scegliere una tavoletta senza schermo possa essere non un compromesso, ma la scelta migliore? Vi è piaciuta l'introduzione al video così bella professional nella postazione nuova? Sarà dal 2012 che non faccio più video con la tavoletta senza schermo. Ma questo, ebbene sì, sarà tutto così. Vogliamo prenderla come una sfida? Magari ci ho perso la mano, chi lo sa. Da dove cominciare? Facciamo una cosa diversa, dai, un fotomontaggio. Anche se ne parla infatti soprattutto nell'illustrazione, sono tanti i settori in cui le tavolette possono essere impiegate. Educational, automotive, design del prodotto, fumetto, animazione 3D, moda, modellismo. Ed è un vero peccato che io mi intenda solo di pochi di questi settori, altrimenti sarei stata qui a snocciolarvi tutti i potenziali modi di impiegare le vostre tavolette in ognuno di essi. Mi piace molto il masochismo. E moltissime persone, non sapendolo, continuano a fare cose con il mouse che invece potrebbero benissimo fare in metà tempo con la tavoletta. Nel lontano 2007 presi la mia prima Wacom Bamboo, frequentavo forum di grafica dove lo standard era produrre queste minuscole composizioni chiamate sign e poi i grafici più esperti ti davano un voto. Subito mi accorsi di quanto la tavoletta mi aiutasse in qualsiasi lavoro di precisione al PC. Pensate per esempio a un'operazione semplice come scontornare una foto, cosa che chi lavora nella grafica farà su base quotidiana. Oltre al fatto che fare selezioni e maschere con la tavoletta è un gioco da ragazzi, io vi confesso che negli scontorni che faccio, a volte mi ridisegno anche i capelli. Sì, perché a parte che non vado dal parrucchiere da quando avevo 17 anni, provaci tu a scontornare questo, ma poi trovo che la silhouette in questo modo venga resa in modo, non lo so, più variegato, più naturale. Non avrei mai potuto fare questa cosa con il mouse. Ma ovviamente la cosa si applica in qualunque campo. Se c'è bisogno di essere precisi, allora forse puoi farlo meglio con la tavoletta rispetto che col mouse. Io stessa avevo prestato una mia tavoletta ad un'amica e questo è stato il suo commento a distanza di un mese di utilizzo. Soprattutto per quanto riguarda lo scontornare, è diventato molto più semplice e veloce, o anche creare delle luci e delle ombre sugli oggetti per renderli tridimensionali. Proprio tutta un'altra storia rispetto al pad. Qui mi viene proprio da dire, se siete professionisti in uno dei settori che ho menzionato prima e non avete mai considerato le tavolette, dategli una chance. Per chi lavora con la progettazione e l'arte nel digitale, anche la più semplice tavoletta apre un'altra gamma di possibilità di interazione col PC, partendo proprio dalla sensibilità del tocco. E poi, cosa non da poco, che ho sperimentato sulla mia pelle, alternare tra mouse e tavoletta durante il flusso di lavoro è una buona consuetudine, diciamo, per variare la posizione del braccio e fare in modo di non incorrere in problemi cronici alla mano o al braccio. Siccome questa battaglia per la diffusione delle tavolette grafiche io la combatto da anni, tranne quando combatto per non diffondere tavolette grafiche, ma quella è una cosa diversa, perché in quel video mi stavo rivolgendo a delle persone diverse, a chi si compra la tavoletta per moda e poi non la usa, mentre invece in questo video mi sto rivolgendo a chi ne trarrebbe un gran beneficio dall'usarle. Wacom mi ha mandato questa nuova Intus Pro, che è l'ultimo modello che se non sbaglio esce oggi. Babam! E quindi io la provo più che volentieri, anzi non vedevo l'ora di metterci le mie manine per vedere che cosa avevano sfornato di nuovo. Ci tenevo a fare tutto in questo video proprio usando soltanto la tavoletta senza schermo, anche per smentire un po' il fatto che sia tanto difficile da usare. Voglio dire, sono d'accordo col fatto che l'approccio iniziale possa essere un po' ostico, ma nell'evoluzione, no? Ci siamo abituati a spostare un uovo sopra il tavolo per muovere il mouse e non possiamo farlo con una penna. Tra l'altro guarda che belle le confezioni così minimali, mamma mia, io le adoro. Quello che dico sempre è che disegnare in digitale non è la normale evoluzione del disegno tradizionale. Non è automatico che se fai una cosa devi fare per forza anche l'altra, però se scegli con consapevolezza di voler passare al digitale e non sai quale mezzo scegliere, beh, ci sono diverse scuole di pensiero in questo caso, devo dire la verità. La mia, personale, è: se devi comprare la tua prima tavoletta, allora niente schermo. Se lo farai solo come hobby, allora niente schermo. Ci sono un sacco di artisti davvero davvero bravi che fanno tutto con quelle. Ovviamente dipende anche un po' dal budget che avete. Cioè, ognuno sa come vuole spendere e investire i propri risparmi, non spetta a me dirlo. Questi sono solo i miei 2 centesimi per fare un bruttissimo gioco di parole, ma io per esempio mi tenni la mia prima Wacom per 5 anni prima di passare ad una con lo schermo. Lo stesso passaggio da non schermo a schermo l'hanno fatta tanti fumettisti e illustratori che ho conosciuto e l'hanno sempre commentato con: è bello usare una Cintiq perché posso fare tutto quello che facevo prima, ma molto più velocemente. Non meglio,
più velocemente. Ora, immaginate se l'audio di questo voiceover io lo stessi registrando così, con questo microfono. Potrei aver studiato dizione quanto vi pare, mettere tutta l'enfasi del mondo nelle mie parole, ma voi percepireste comunque che c'è qualcosa che non va. Questo sarebbe proprio il caso dove il mezzo è un limite che non può essere superato se non investendo soldi in un microfono più costoso. Con le tavolette Wacom questo non succede, non esistono dei limiti tecnici insuperabili. Esiste semmai un diverso comfort di utilizzo, importante certo da tenere in considerazione, ok? Ma che va secondo me rapportato con le reali necessità che abbiamo. Ci sono tavolette, come anche la Intuos Pro che sto usando in questo video, che sono considerate professionali, pur non avendo lo schermo. Ok, non puoi guardare la tua mano mentre disegni, ma hai comunque la Wacom Pro Pen 2, hai comunque 8000 e passa livelli di pressione, gli Express Key, il collegamento Bluetooth, e per questo le trovi tranquillamente negli studi grafici, nelle scuole di settore e così via. Sono perfette per l'uso che ne devi fare. Una cosa che mi piace un sacco di questa tavoletta, che ammetto non mi ricordo se l'avevo già percepita nelle altre Intuos Pro che avevo provato, quando si va a toccare la superficie con la penna il contatto è molto delicato, diciamo, c'è quella giusta quantità di attrito che secondo me accompagna bene il polso, e poi sinceramente è carina perché è molto compatta, devo dire, molto più delle altre Intuos Pro che ho provato, e questo effettivamente me lo ricordo. Ho preparato un ultimo test per questo video perché ci tenevo a sfruttare la tavoletta in tre contesti diversi: fotomontaggio, un disegno più pittorico dove si tende a dare pennellate anche poco precise o dove quantomeno la precisione del tratto non è l'elemento chiave, un ultimo disegno un po' più tondino, precisino, pucciosino, perché io lavoro con linee curve, sinuose, e volevo testare se anche questo approccio poteva funzionare con questo tipo di tavoletta, se quindi non guardare la mia mano mentre disegno sia un problema così insormontabile da portarmi a lavorare diversamente da come farei. E adesso aspettate che vado ad aprire la porta. Quindi, qual è stato il mio impatto con questa tavoletta a distanza di tot anni? Devo dire che è come se non avessi mai smesso di usarle, non ho percepito neanche un minimo di frustrazione o di fastidio nel cambiare supporto. Se guardo ciò che facevo qualche anno fa con queste tavolette e ciò che però faccio adesso, un po' di differenza la noto. Adesso vedo molte possibilità di miglioramento nei miei vecchi disegni che prima non vedevo. Una delle cose che si fa all'inizio, o almeno che io facevo all'inizio, è, anziché fare tratti decisi e spontanei come ormai mi sono abituata, tratteggiare la linea trasformandola in qualcosa di impreciso e sporco. Sicuramente cercare di togliersi questa abitudine è uno dei primi passi per migliorare. Infatti quello che faccio anch'io, e che probabilmente noterete anche dal video, è fare una linea, poi tornare indietro, poi rifarla, poi tornare indietro, finché quella linea non mi soddisfa pienamente. Sarà un po' più lungo da fare, ma il risultato ne beneficia moltissimo. Un'altra cosa che avrete notato è che il mio braccetto sinistro se ne sta a suonare la tastiera come se fosse un piano e le shortcut fossero le note. Questa stessa cosa, di richiamare strumenti e funzioni del programma, si può fare anche usando gli Express Key della tavoletta, che sono comodissime, ma ragazzi, non ce la faccio, per me l'abitudine è troppo forte, lo dico sempre in tutti i video, io non riesco a mettere la mia mano lì, non ci va. In più, questa tavoletta fa parte della nuova gamma di Intuos Pro, questo è il modello S, ma per chi avesse bisogno di uno spazio più grande, ci sono anche i modelli ML, ovvero Medium e Large. Quindi nulla, penso di avervi detto un po' tutto. Se avete delle esperienze da raccontare o qualcosa da dire riguardo ciò che ho detto, mi raccomando lasciate un commentino qua sotto al video, soprattutto se pensate che insomma il vostro commento possa aiutare altre persone alla ricerca di informazioni riguardo tavolette grafiche, che è sempre una cosa positiva. Quindi Runner Rospi, spero che questo video vi sia stato utile per chiarirvi un po' le idee. Ogni volta penso di essere stata sufficientemente esaustiva sulle tavolette grafiche, ma a giudicare dalla quantità di email che ricevo a riguardo, forse vengo un po' smentita, non lo so. Ringrazio ancora Wacom per avermi mandato e permesso di testare il nuovo modello di Intuos Pro, di cui se foste interessati vi metto anche il link in descrizione. E io vi saluto, vi mando un abbraccio e un buffetto affettuoso. Ciao!